La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Sono tutte risposte che attingono dei modelli del passato, personaggi già visti, Giovanni Battista, Elia, Geremia. Quando qualcuno ci fa una domanda andiamo sempre ad attingere al passato, perché lì abbiamo delle esperienze, sono cose che già abbiamo visto e pensiamo di poter comprendere il presente anche guardando al passato. Pietro invece risponde in un modo diverso. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. È come se Pietro dicesse, io non so chi tu sei, so che sei il Cristo, cioè che sei unto, che hai una missione. E sono pronto a vedere quello che tu farai, sono pronto a scoprire delle cose nuove. Quindi questa è la fede di Pietro. Non guarda verso il passato, non attinge alla sua esperienza, ma è disponibile a vedere delle novità perché il Dio vivente compie delle cose nuove. Allora questo è l'invito del Vangelo per metterci di fronte a Dio sempre con questa disponibilità di mettere da parte quello che già sappiamo, la nostra esperienza passata, per lasciarci stupire da Dio che fa delle cose nuove. E questo ci potrà anche aiutare a guardare a ogni persona riconoscendo la sua singolarità. Molte volte vedendo le persone noi le riportiamo a delle categorie. Quello è un padre, o è un prete, o è un professore, sono fatti così, sono sempre così. Invece ogni persona deve essere scoperta nel momento in cui si mette in gioco, perché con lui Dio fa delle cose nuove. Dio è il Dio vivente e quindi opera delle novità con il Cristo e con ogni persona. Allora continuiamo questa scoperta, questa disponibilità a guardare avanti nel futuro e a scoprire ciò che Dio ci rivela ogni giorno nella sua vita e nella vita delle persone accanto a noi. Buona domenica a tutti.